Avete presente quelle macchine anonime, tutte grigie, tutte uguali? Ecco, non è questo il nostro caso. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di automobile.it. Io sono Fiona e oggi, prima di dirvi qualsiasi cosa sulla turchesina Volkswagen T-Cross, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così da non perdere nessuno dei nostri bellissimi video. Bellissimi, come... Ormai i SUV e i crossover spopolano in ogni segmento e infatti sono sempre di più le auto a ruote alte, compatte come questa Volkswagen T-Cross. Esteticamente questa T-Cross segue la prassi dei piccoli SUVini che racchiudono in dimensioni da città, altezza da terra e dettagli estetici da fuoristrada. Il frontale poi è molto importante considerando le dimensioni. Spiccano infatti la mascherina molto evidente e i bei fari full LED che fanno tanta luce soprattutto di notte. La nostra T-Cross è poi la versione R-Line con paraurti sportivi, minigonne e questi bellissimi cerchi Nevada da 18 pollici. Dove si fa riconoscere però è al posteriore. A parte il paraurti sportivo, privo almeno di scarichi finti, si fa notare la barra scura che unisce i due fari qui nel mezzo. Ma so però per certo che questo tipo di design divide i pareri. Voi che cosa ne pensate? La nostra T-Cross sotto il vestito duro e puro condivide la base meccanica con la sorellina Polo e altri modelli del gruppo. Sto parlando della piattaforma MQB A0. Tutto questo porta a un ottimo spazio interno che non risente dei soli 4,11 m di lunghezza. Dietro infatti si sta molto comodi con gambe e spalle e solo gli spilungoni avranno qualche problema con la testa. Anche i vostri bagagli all'interno di questa T-Cross staranno sempre super comodi. Abbiamo infatti un minimo di 385 litri, aumentabili a 455 facendo scorrere in avanti i sedili posteriori. Sotto questo piano di carico, poi, insieme al subwoofer dell'impianto Beats, che è ovviamente opzionale, c'è tantissimo spazio. Volendo potete nasconderci un bel barbecue e poi qui tutto il resto delle altre cibarie. Riassumendo, ci stanno due begli zaini e una mezza Fiona. Per il weekend siete a posto. Se poi volete andare dal vostro venditore di polpettine e mobili componibili svedesi preferito, potete farlo in tutta tranquillità. Sì, perché tirando una semplice leva potrete abbattere il sedile del passeggero, guadagnando così ben 2 metri di lunghezza. Al posto di guida c'è spazio praticamente per ogni tipo di guidatore. Basso, magro, corpulento, spilungone, di tutto. Qui ci starete sempre. Una volta seduti al posto di guida, la prima cosa che balzerà all'occhio è il volante rivestito in morbida pelle e che è comune nelle forme e nella struttura a molte vetture di casa Volkswagen. Ho parlato di pelle? Sì, esatto, ma ci sono solo due posti in cui la troverete in questa macchina, il volante e il cambio. Tutto il resto, soprattutto i sedili, sono rivestiti in finta pelle, alcantara e tessuto. Per quanto riguarda invece tutto il resto del design interno, rimango un po' così. Se ci concentriamo sugli interni, invece, ci accorgiamo che la plancia ci farà storcere un pochino il naso. Sì, perché se la parte estetica è molto ben curata e gradevole alla vostra vista, per quanto riguarda il tatto, invece, vi accorgerete che è pieno zeppo di plastiche. Dure, durissime. T-Cross si fa perdonare però grazie all'ottimo sistema di infotainment con schermo da 8 pollici e l'Active Info Display. Questo è il nome del quadro strumenti digitale, comodissimo e davvero ben fatto. La nostra T-Cross è equipaggiata, oltre che con il pacchetto estetico R-Line, anche con l'ottimo motore 1000 TSI benzina da 115 cavalli e il cambio automatico DSG a 7 marce. A listino però ci sono anche il nostro 1000 3 cilindri ma con 95 cavalli e cambio manuale, l'eccellente 1500 TSI da 150 cavalli e un 1600 turbo diesel da 95 cavalli, disponibile con cambio manuale ma anche automatico. E come se la cava su strada questa T-Cross? Beh, niente male, è un animale da città, piccola e compatta, ha anche una posizione di guida sopraelevata che vi permette di avere tutto sotto controllo. E poi se vogliamo aggiungerci l'accoppiata 1000 turbo e cambio DSG, rendono questa piccina davvero ottima nelle ripartenze e nei parcheggi.
Con la versione Airline poi arrivano in dote anche delle sospensioni più rigide che la rendono piuttosto gustosa fuori città. Lo sterzo è preciso, l'assetto è piatto e divertente anche quando si alza il ritmo. Il motore poi rivela una bella grinta anche in ripresa e asseconda una guida disinvolta con gran piacere. Anche in autostrada non se la cava per niente male, se non per qualche fruscio di troppo. Sapete, quell'aerodinamica mattoncino non aiuta poi tanto. Parliamo ora di consumi. Come se la cava T-Cross? Beh, questo millino, come i suoi colleghi a tre cilindri, ha una doppia anima. Se guidate fluidi e tranquilli, potrete raggiungere fino ai 19-20 km con un litro, in tutta tranquillità. Se invece pretendete qualcosa in più da questo millino e quindi schiacciate bene il pedale dell'acceleratore, diciamo che potete arrivare a consumare 14 km con un litro, che devo dire essere niente male, soprattutto se pensate che abbiamo fatto quasi solo ed esclusivamente autostrada. Per quanto riguarda i difetti, questa T-Cross ne ha qualcuno? Beh sì, certo, oltre alla plancia, che non è proprio al livello che mi sarei aspettato, ho trovato che il display dell'infotainment è dritto, esattamente non comodissimo per chi sta guidando. Infatti è rivolto leggerissimamente verso il passeggero e questo fa sì che non sia molto leggibile. La versione Airline poi si rivela un po' troppo rigida su buche e sconnessioni, in particolare i giunti autostradali. Se non avete in mente di attaccare i passi di montagna, vi consiglio di puntare alle versioni normali e cerchi da 17. Concludiamo con il prezzo di questa piccola scatoletta turchese. La gamma T-Cross parte da 19.000 euro, mentre la nostra versione top di gamma, con quasi tutti gli optional possibili e immaginabili, supera quota 33.000 euro. Tanti pensando alle dimensioni dell'auto, ma se si considera il livello di tecnologia, la versatilità e il fattore cool di questa T-Cross, direi che sono commisurati ai contenuti. Questi B-SUV, crossover, SUVini, robe ruote alte, chiamatele un po' come volete, meritano davvero considerazione? Secondo me sì. Per la guida di tutti i giorni in città, ma anche fuori, e concedersi magari una gita fuori porta, sono davvero ottimi. E Volkswagen T-Cross, a mio parere, nonostante qualche piccola sbavatura, è uno dei migliori SUV compatti in circolazione in questo momento. Io vi saluto e vi do appuntamento in un prossimo video. Dove? Ma ovviamente qui, su automobile.it. Ciao!